Bene, io direi cominciamo. Questa è l'ultima sessione, quindi siamo rimasti, comunque vedo diverse persone, quindi sono contento. È una sessione, devo dire, secondo me molto interessante perché è incentrata su un software che ho visto che ha permeato tutte le sessioni in maniera estesa, no? QGIS è un software ovviamente esteso, noto, conosciuto, utilizzato in tantissimi settori e vedremo in questa sessione appunto l'utilizzo di questo programma in diversi contesti. Io mi presento, sono Pierluigi De Rosa, provengo da, in questo caso dall'Università di Perugia e quindi da tempo sono all'interno dell'università, sono un utente di QGIS da un po' di tempo. Con me chairman c'è, conoscete Enrico Ferreguti, un ottimo sviluppatore anche di QGIS, lui è qui di Padova e quindi fa un po' gli onori di casa. E quindi detto questo io direi di cominciare. Il primo intervento è un intervento istituzionale sostanzialmente perché abbiamo qui l'onore, per chi non lo conoscesse, di avere Paolo Cavallini che è il presidente mondiale dell'associazione QGIS.org, quindi è il capo della steering committee del progetto, ha preso questo incarico veramente da pochi mesi, no? Quanti mesi saranno? Non tantissimi, forse dall'estate probabilmente, adesso non ricordo, ma insomma non è un anno, mi sembra, che... ecco, quindi ci racconterà sostanzialmente un po' quello che è lo stato dell'arte del progetto e quali sono soprattutto gli sviluppi futuri, dove va sostanzialmente questo progetto. Vuoi aggiungere qualcosa? No, no. Bene, aggiungi alla fine. Bene, grazie. Onorevole, allora io parlerò però, al contrario, noi ci siamo già visti, con molti di voi di solito parlo delle ultime funzioni di QGIS, ora mi sono venuto a noi da solo e quindi parlerò invece di come funziona, di cosa c'è dietro le scene, come mai siamo arrivati a questo. Okay? Quindi ci facciamo un'idea di come vanno le cose in QGIS. Qui già abbiamo un grafico che ci dice più o meno qual è la popolarità sulla rete, su Google anzi, dei vari software, è ovviamente un indice che non si sa cosa voglia dire, ma comunque insomma si spera che sia abbastanza aderente alla realtà. Come vedete, insomma, abbiamo già ucciso diversi software nel tempo e se ne vedete uno che sarebbe il leader di mercato, ormai ci stiamo veramente avvicinando tantissimo, quindi direi che le cose vanno bene. Vedete un'altra cosa interessante è che siamo dominanti chiaramente in Europa. Il blu è dove QGIS è più popolare della sua principale alternativa proprietaria, in Europa siamo nettamente vincenti, in altri siamo un po' più variegati. E vedete che l'Italia, a parte la Réunion, che insomma non sarebbe neanche uno stato indipendente, non so perché Google lo classifica così, l'Italia è il primo in ordine di interesse, quindi siamo un po' nel covo di QGIS in qualche modo. Vediamo un po' di cose interessanti. Vedete che Italia e Francia, l'andamento, no, di QGIS in Italia e Francia. Vedete che la Francia è partita molto dopo di noi. Noi qualche anno fa eravamo molto molto avanti. QGIS era già popolarissimo in Italia. In Francia sono arrivati molto dopo, però stanno andando molto più forti di noi perché, come al solito, in Italia manca una visione d'insieme, manca uno Stato, manca un'organizzazione, eccetera, eccetera. Quindi finché si va ognuno per conto proprio, siamo più veloci e quando invece ci vuole l'organizzazione, lì perdiamo. Questa è la solita cosa che vediamo in tanti campi. Vediamo che comunque siamo avanti, vediamo che in altri Stati europei, a noi vicini, insomma, no, i risultati sono meno eclatanti. Vedete che il caso della Spagna è abbastanza interessante, c'era un altro software libero di grossa forza qualche anno fa e anche in questo caso insomma abbiamo sopravanzato in termini di popolarità, ripeto, qualunque cosa questo voglia dire. QGIS.org è una fondazione internazionale dal 2015, nasce dallo steering committee del progetto che c'era già dal 2007, che però era un gruppo informale di persone, ora invece abbiamo un'organizzazione, abbiamo una fondazione internazionale e così via. Fondamentalmente esistiamo per tutelare il nome e il marchio QGIS. Già qualche anno fa era cominciato a apparire QGIS Enterprise, QGIS qualcosa, QGIS meglio e così via. Questa cosa non ci piaceva e quindi abbiamo tutelato in primo luogo il nome e poi ci abbiamo costruito sopra un'associazione. Gestiamo il bilancio di QGIS, ora vedremo cosa vuol dire questo e facciamo una serie di cose. Vedete, queste sono le spese di QGIS, della nostra associazione. Circa il nostro bilancio è sui 150.000 euro l'anno. Incredibile.
crescita continuatamente, la grossa parte, io spero che questo faccia contenti molti di voi, la grossa parte viene spesa nel bug fixing, che è una cosa che tutti gli utenti ci chiedono, che è una cosa che è importante per tutti. Quindi un'altra grossa parte è spesa nei grant. Noi abbiamo un programma di progetti che tutti gli sviluppatori possono proporre e poi vengono votati, ora vediamo come, e i migliori, o almeno quelli che il popolo ritiene migliori, vengono poi finanziati direttamente a noi. Questo serve a coprire alcuni buchi per cui il finanziatore specifico magari gli piace avere il bottoncino in più, ma non pensa che è importante fare il refactoring, no, della libreria che gestisce Raster, o cose un po' più nascoste. Veniamo abbastanza nella documentazione, un pochino negli incontri di sviluppatori, che facciamo due volte l'anno, e poi altre cose. Ci fa molto piacere che l'amministrazione sia buona ultima e con una cifra veramente abbastanza irrilevante. Anche l'infrastruttura, cioè gestire tutti i nostri server, il controllo qualità, eccetera, eccetera. Comunque sono spese molto, molto marginali. Il grosso lo spendiamo per quello che voi donate, effettivamente. La comunità funziona così. C'è uno steering committee, il corpo del progetto, e poi ci sono i votanti, fondamentalmente. Il board è fatto da presidente, vicepresidente e tesoriere e altri membri dello steering committee. La rappresentanza legale è fatta dal board, gli altri fanno parte, poi ci sono dei controllori finanziari, come si dice, revisori dei conti in italiano, che controllano il nostro bilancio, eccetera, eccetera. Certo, insomma, indipendenti da noi, certo che il bilancio sia corretto. E poi abbiamo eventualmente dei gruppi di interesse, quelli che organizzano i meeting, quelli che organizzano la documentazione, eccetera, eccetera. Piano piano cresceremo con queste figure che coordinano alcune attività dell'associazione. E poi abbiamo i membri che votano. Questo per noi è una cosa molto, molto importante, perché abbiamo fatto molto lavoro su questo per mantenere un buon bilancio, un bilanciamento fra gli sviluppatori e gli utenti. Non vogliamo un QGIS che sia guidato tutto dagli sviluppatori, perché lo sviluppatore trova facile cose che alle persone normali sono impossibili, e viceversa. Non vogliamo neanche però una cosa guidata dagli utenti, perché l'utente magari appunto è interessato più al bottoncino che invece al meccanismo solido di funzionamento del software. E quindi abbiamo cercato di equilibrare queste due istanze, secondo noi ci siamo riusciti abbastanza bene. Sostanzialmente votano i membri dei gruppi locali. Molte nazioni, lo vedremo, hanno un loro gruppo locale che esprime un loro rappresentante, e poi ci sono i rappresentanti degli sviluppatori, fondamentalmente. Poi c'è anche un rappresentante di Orgeo, che anche lui ha il suo votino, diciamo, e poi ci sono i votanti espressi dalla comunità. I membri che votano cosa fanno? Eleggono lo steering committee, eleggono il board, cioè questo piccolo nucleo all'interno dello steering committee, e eleggono il presidente. E eleggono anche i revisori dei conti. Decidono su queste proposte di fondi, di grant, per cui questi non li decidiamo noi, ma esponiamo a tutti i votanti il modo di decidere qual è il meglio. E poi altre cose che eventualmente nella assemblea generale annuale, che si terrà fra poco, ci siano da decidere. Approvano un report che io devo fare, insomma, una volta l'anno, e il rapporto finanziario, cioè il bilancio preventivo e consuntivo, sostanzialmente. Okay. È tutto comunque guidato da questa comunità, ve l'ho detto, bilanciata e strutturata. Gli sviluppatori, come vedete, sono enormemente concentrati in Europa. QGIS è un progetto evidentemente mondiale, però insomma l'Europa ha un peso abbastanza smodato. Gli Hackfest sono concentrati anche questi in Europa, facciamo degli sforzi per andare un pochino oltre, però sono sempre abbastanza faticosi. Il nostro nucleo rimane Europa. Gli user group cosa sono? Sono la rappresentanza di QGIS.org negli specifici stati. Possono organizzare incontri, workshop, contatti, no? Conoscersi e scambiarsi esperienze, come sappiamo questi convegni servono molto più di là che di qua spesso, eccetera, e così via. Informano gli associati, insomma, di quello che sta succedendo. Molto spesso non abbiamo un contatto direttissimo con i nostri utenti, no? Abbiamo ormai forse 1 milione di utenti e molti non sanno neanche, no? come vengono fatte queste cose. Quindi i gruppi locali servono a mantenere un po' più di legami. E possono finanziare funzioni specifiche legate a un problema specifico che ci può essere in un determinato stato o alcuni interessi più di dettaglio. E poi molti sponsorizzano, vedete qui c'è il banner degli sponsor di QGIS, molti sono i gruppi locali che si
autotassano in qualche modo e finanziano lo sviluppo generale di QGIS. Gli user group sono diffusi in buona parte del mondo. I contributi, anche lì, come vedete, ritorna sempre questa immagine, insomma, l'Europa fa un po' la parte del padrone. Vedete che l'Italia non brilla, ecco, diciamo, per nonostante questo grande interesse, questa grande diffusione precoce, eccetera, eccetera, insomma, non siamo sicuramente i primi a contribuire. Per i fattori che dice. Un esempio molto valido, molto buono, probabilmente il caso, insomma, esemplare, è il gruppo svizzero di QGIS, che è uno dei primi fondati in modo formale, c'è una fortissima rappresentanza istituzionale, le province sono presenti, città, cantone, eccetera, eccetera, e funziona in modo piuttosto semplice. Ci sono quattro tipi di soci, ognuno con una quota di iscrizione a questa associazione, e in funzione di quanto è grossa la partecipazione ha anche un numero diverso di voti. Questi voti servono per spendere quello che viene accumulato con le quote. Non è una cosa molto semplice. E hanno finanziato tante cose, cioè con il loro bilancio annuale hanno finanziato bug fix, hanno lanciato nuove funzioni, eccetera, eccetera. Sono diventati ora anche gold sponsor di QGIS Org, quindi finanziano, insomma, tutte le altre attività che abbiamo detto. E poi hanno creato dei sottogruppi per finanziare alcune attività che a loro interessavano particolarmente, QGIS Web Client, sistemi di gestione delle acque, eccetera, eccetera. E fanno anche loro due incontri l'anno per, appunto, decidere questo. GCT cos'è? È un gruppo invece informale. In Italia tutto è complicato, specialmente le formalizzazioni, burocrazia, eccetera, eccetera, sapete tutti che sono una complicazione, quindi per ora siamo un gruppo informale, fondato nel 2015, fondamentalmente gira intorno a una mailing list per gli utenti, quindi si offre help ai molti utenti, e poi anche una lista separata per chi contribuisce realmente al progetto, quindi sia chi contribuisce con le ditine, quindi col codice, sia chi contribuisce invece con una donazione. Ci sono vari strumenti per dare aiuto, sia appunto la mailing list, sia vari social, eccetera, eccetera, sempre diffondere notizie, compreso questi incontri, eccetera, eccetera. Organizziamo incontri, abbiamo fatto, insomma, una serie di feste, domani ce ne sarà una, non è stata annunciata, mi sembra, finora, però, insomma, lo dico, se qualcuno di voi è interessato, venga domani, perché sarà il momento in cui si possono fare delle cose insieme, si può imparare come si contribuisce, come si interagisce col progetto, eccetera, eccetera, quindi... venite, ne faremo altre, c'è qualcosa, insomma, nell'aria che succederà. Ovviamente lo scopo è quello di favorire lo sviluppo di QGIS, favorire in termini concreti, operativi, quindi finanziare delle cose. Una cosa che è stata fatta con le prime quote raccolte è stato il finanziamento di test per processing, il framework di analisi. Abbiamo sviluppato, uno di noi ha sviluppato dei test automatici, in modo che se uno sviluppatore modifica qualcosa di un processing, di un comando di processing, si sa se l'ha rotto o non l'ha rotto in modo automatico, senza che se ne accorga poi l'utente dopo che è stata rilasciata la nuova versione. Quindi, proposte per il futuro, ovviamente la cosa principale, i discorsi non servono tanto, quello che serve sono le risorse, quindi raccogliere fondi per sponsorizzare QGIS.org è una possibilità, o per finanziare progetti specifici, magari di interesse nazionale o comunque di interesse di un gruppo di noi. Ci sono le traduzioni, che sono invece un problema evidentemente nazionale, plugin legati a, non lo so, RNDT, l'abbiamo citato più volte, catasto, proiezione o altre cose che ci possono servire, e poi appunto continuare a organizzare questi incontri. Con qualcuno di voi ci sono già degli abboccamenti, quindi chi è interessato a organizzarne un altro in futuro è sempre ben accetto, venga, proponga, eccetera, eccetera. Io direi che così ci siamo. Ci sono domande? Abbiamo tempo per una domanda, eventualmente? Io direi che è stato sicuramente un intervento che ovviamente fa capire, secondo me, il quadro della complessità di un progetto. Molto spesso, secondo me, non bisogna mai stancarsi di ripetere questa cosa che sembra che è tutto facile, perché uno va sul sito, scarico e uso. E anzi, spesso poi non funziona questa roba. Non è buona. E invece dietro c'è il lavoro, ci sono delle persone, c'è un sistema complesso, no, articolato, avete visto, insomma. E quindi, ecco, capiamo che il progetto ha dei costi,
purtroppo ha dei costi, cioè non è proprio gratuito in senso stretto, ma è un gratuito frutto di un progetto sostanzialmente dove in qualche modo bisogna contribuire. E se avete occasione, ecco, come ha annunciato il Presidente, domani ci sarà questo Hackfest, che secondo me è un'occasione interessantissima per anche i neofiti, no, di partecipare e avvicinarsi al mondo in maniera attiva, non solo passiva, no? Quando io faccio l'utente sono utente passivo, ma posso diventare attivo e contribuire direttamente. Quindi non ci sono domande, io non ci sono domande, mi sembra. Una domandina? Tu hai una domandina? Se no ce l'ho io. Paolo, una cosa che ho sempre pensato di QGIS fin dall'inizio è come ha liberato, come ha introdotto la geografia, il QGIS desktop in ambienti in cui non era mai entrato, mentre il GIS è sempre stata una disciplina da camice bianco, insomma, per specialisti, ok? E invece io credo che una delle grandi, dei grandi meriti di QGIS è quello di aver fatto entrare il QGIS desktop ovunque. Allora io volevo una piccola domanda, così, se avevi come un quadro delle applicazioni, dei campi d'uso di QGIS, se c'hai un'idea di dove è andato a finire, insomma, l'utilizzo di QGIS e quindi dove è andato a finire il GIS. Allora, la domanda così mi fa veramente tantissimo piacere, perché quelli con cui ci si conosce da più tempo sanno che queste cose qua si dicevano, no? Quando si faceva proselitismo, si diceva che appunto avere un codice libero non serviva per non farlo pagare, ma proprio per farlo arrivare nei posti dove non era arrivato per le limitazioni di licenze, costi, eccetera, eccetera, era proprio per portare il GIS a tutti, quindi questo assolutamente. Cosa stanno facendo gli utenti è complicato, dirsi, perché ormai, ripeto, la mia stima così a occhiometro è che abbiamo intorno al 1 milione di utenti. E arrivano notizie degli usi più svariati, veramente. Non credo francamente che ci sia un ambito prevalente. Se giudico, per esempio, dallo sviluppo dei plugin, faccio l'amministrazione dei plugin, ne escono di continuo per gli scopi più vari, veramente, da trasporti all'agricoltura, ma qualunque cosa. Fate una scorsa, sono veramente impressionati. Quindi non credo che ci sia, credo sia veramente uno strumento generalista in assoluto. Quindi credo che continueremo in questa quest'ottica. Direi di ringraziare, un altro applauso e passiamo alla prossima presentazione, che è di Matteo Ghetta di Faunalia e Alessandro Pasotti Topen, che ci, appunto, continuando sulla scia di quanto ci ha introdotto Paolo Cavallini, vedremo appunto gli sviluppi futuri, diciamo, dove sta andando la strada del progetto QGIS e capiamo appunto chi paga appunto questo sviluppo, cosa produce sostanzialmente. E lascio la parola a Matteo Ghetta in primis. Bene. Salve a tutti, sono qui oltre che come Faunalia, anche come rappresentante di QGIS Italia. Il titolo è abbastanza semplificativo, no? QGIS è bello, ma come e da dove, da quali parti arrivano i fondi? Sostanzialmente, prima di vedere chi sono gli attori, vediamo che cosa si finanzia. Sostanzialmente sono, direi, tre cose. Sono funzionalità e plugin nuovi, cose che ancora mancano, anche se ne mancano, secondo me, non tante. Bug fixing, abbiamo visto che Paolo ha spiegato abbastanza bene che la più grossa fetta dei fondi di QGIS viene usata nel bug fixing, che è una cosa estremamente importante per avere un progetto solido, e poi documentazione e traduzione, cosa che secondo me è fondamentale, perché un software che non è documentato non serve a niente o serve a molto poco, idem se non è tradotto. Quali sono le modalità di finanziamento? Ce ne sono diverse, ovviamente c'è un supporto ad aziende terze che sono in grado di implementare quella funzionalità nuova o di schiacciare quel bug. Uno sviluppo diretto, un'azienda più o meno grossa ha delle risorse interne o monetarie o di persone che sono in grado di prendere quel bug, schiacciarlo o implementare una feature nuova, il popolare crowdfunding che negli ultimi anni sta arrivando un po' dappertutto. Ci sono queste grand proposal, Paolo l'accennava prima, QGIS ha delle risorse, le alloca, vengono votate, le migliori vengono votate e quelle più votate vengono poi implementate, e poi ci sono gli sponsor, quindi aziende o non solo aziende, associazioni che decidono di diventare sponsor di QGIS e buttano tutto nel calderone.
Chi finanzia? Sostanzialmente sono tre attori, sono appunto le aziende private, sono le pubbliche amministrazioni e sono i privati. Direi che sono questi tre attori fondamentali, principali. Qui entriamo in chi finanzia e come. Le aziende private, vi dicevo prima, insomma, sulla scia di quello che ho detto, o un'azienda ha bisogno di una funzionalità nuova, non è in grado di farla, prende delle risorse, le alloca a un'azienda che invece è capace di farla, oppure lo fa direttamente se ne ha le capacità. Pubbliche amministrazioni che soprattutto, soprattutto finanziano invece le aziende capaci di farlo, e poi privati che invece un privato difficilmente trova 1.000, 2, 3, 4.000 euro, ma se è capace di farlo lo fa direttamente. Qualche piccolo esempio, adesso arriva una piccola carrellata di esempi. Come privati, per esempio, questa è una cosa che ho sviluppato io, mancava secondo me un campionatore raster all'interno di QGIS. Ho un punto, un raster, li voglio sapere quel punto a che quota è. Mancava, c'era un plugin che lo faceva, l'ho fatto, mi serviva e l'ho messo nel core. Fine. Stessa cosa, sapete, chi scrive un po' più di codice Python, gli script in QGIS 3 sono un po' più complessi di quelli di QGIS 2, quindi io... invece di copiare e incollare la solita struttura, abbiamo creato poi un template che è stato arricchito da altre persone, quindi adesso c'è un carica script da template che poi andrà, che potete poi arricchire come volete. Qualche esempio invece di pubblica amministrazione, virtuosa direi, una features che è entrata nel core di QGIS 3.2 che ha dato, anche sentendo in questi giorni, molte persone erano molto contente, la possibilità di salvare i progetti direttamente nel database Postgres. Questa è una novità grossa, finanziata dal Piemonte, sempre dal Piemonte, da un punto di vista non solo geologico, questa è una cosa che i geologi chiedevano da tempo, è il fatto di avere il testo direttamente all'interno della simbologia. Il filtrino, l'imbutino che vedete molto spesso adesso, se avete un layer filtrato e su cui vi sbagliavate sempre perché il layer era in editing e non andava in editing e non sapevate perché, adesso sapete che c'è un filtro su quel layer perché c'è un piccolo imbutino, anche questo, piccola cosa che risolve un'enormità di problemi. Il Politecnico di Torino ha finanziato il porting da QGIS 2 a QGIS 3 di un plugin che si chiama QProto per l'analisi delle superfici franose. Sempre il Politecnico di Torino, ma un altro ramo del Politecnico. Sapete che QGIS 3 ha un motore 3D nativo e mancava, non era ancora stata prevista, la possibilità di interrogare un elemento in 3D, nella mappa 3D, quindi è stato aggiunto questo bottoncino perché serviva. Qualche piccola, perché poi dei grants ce ne sono tantissime di funzionalità che sono state aggiunte, gli algoritmi di processing sono tutti quanti documentati con un pulsantino help, molto spesso, io mi scontravo spesso su questa cosa, avete degli algoritmi che fanno un sacco di cose, però non sapete quali sono i parametri, cosa dovete metterci dentro, adesso c'è un pulsantino help che dà una mano. E quello che stiamo facendo adesso è l'aggiornamento del training manual, invece, che era ancora, in parte lo è, ma ci stiamo lavorando, era ancora arenato alla versione 2 di QGIS con tutti gli esercizi e le varie interfacce grafiche che erano ancora appunto ferme. E le conclusioni invece le traiamo insieme dopo io e Alessandro, quindi passo la palla a lui. Il mio è il punto di vista dello sviluppatore, perché io sono uno degli sviluppatori del core di QGIS e per cui volevo presentare qualche esperienza proprio di casi che mi sono capitati, come attingere i finanziamenti per portare avanti il progetto. Allora, prima cosa, vabbè, chi sono, ve l'ho più o meno già detto, qualche cifra sul core di QGIS. QGIS, come sapete, è scritto prevalentemente in C++, che non è il linguaggio, diciamo, più amichevole che esista. C'è una componente scritta in Python, che però è minoritaria rispetto alle linee di codice calcolate, però magari prendo un po' scomodo comunque, mi appoggio. Allora, quindi si tratta di un progetto di una certa complessità, sono circa 500.000 di righe di codice, di C++, tolti i commenti, tolti gli spazi bianchi, tutto quanto, quindi in modo standard di contare le linee di codice, più 60.000 righe di codice in Python. Sono 1700 classi, quindi vuol dire un'API complessa, a volte ridondante, una curva di apprendimento che non è senz'altro delle più facili.
E per dire che queste sono le caratteristiche di un progetto maturo, un progetto che quindi ha delle esigenze di manutenzione che sono abbastanza particolari. Nel modello di sviluppo del software open source, chiamato Bazar, no? In contrasto col modello cattedrale, è chiaro che ci sono dei problemi di coordinazione fra le persone, ci sono dei problemi legati alla mancanza di una roadmap unificata riguardo a quelli che sono gli obiettivi dei vari sviluppatori, che agiscono in maniera a volte un pochino scoordinata. In ogni caso, questo 80-20 che vedete come la nota di distribuzione di Pareto sta a indicare il fatto che per un progetto maturo l'80% delle risorse dovrebbero essere destinate a quella che è la manutenzione correttiva, mentre ci troviamo abbastanza facilmente la possibilità di reperire fondi per quella che è una manutenzione evolutiva, per cui per delle nuove feature, risulta piuttosto complesso andare a reperire dei finanziamenti per quello che invece è necessario fare, cioè a volte un refactoring e bug fixing, che in parte viene finanziato comunque con i fondi di QGIS, come ha detto Paolo prima. Tutto questo comunque in qualche modo funziona. Funziona grazie al fatto che abbiamo un sistema di peer review che da qualche tempo funziona in maniera efficiente ed efficace, vuol dire che ci controlliamo il codice vicenda e non è più così semplice buttare il codice nel core senza che ci sia un'approvazione da parte di altri sviluppatori. Esiste un sistema di proposte chiamato QEP, che sono fondamentalmente simili alle proposte che si usavano una volta, gli RFC su internet, no? Di fatto, se uno vuole introdurre una nuova funzionalità, la deve prima illustrare, discutere, e questa deve essere approvata prima ancora che parta a implementarla. Poi fondamentale è il fatto che esistano le Hackfest, cioè che esistano questi eventi in cui noi ci ritroviamo, perché conoscersi di persona è poi qualcosa che ci permette di interagire anche durante l'arco del tempo, e per cui di comunicare a vicenda fra di noi per trovare il modo migliore per implementare una certa funzionalità. Il fatto che la community è fondamentale per un modello di sviluppo distribuito fra persone che stanno su 5 continenti e che comunque non lavorano quasi mai insieme. E poi le unit test, cioè continuous integration, abbiamo 500 rotti test che girano in continuo su Travis, che è un sistema di continuous integration, e questo permette di non rompere le funzionalità fatte. E questa è una cosa fondamentale per la qualità del codice. Ora, qualche caso che mi è capitato è le ditte. Si parlava prima delle ditte come fonte di finanziamento. Io ho avuto la fortuna di lavorare per qualche anno in Boundless, e Boundless è una ditta che ha investito nel giro di 2 o 3 anni un budget di diverse centinaia di migliaia di dollari, assumendo 4 sviluppatori core in un team di 7 persone più i manager, che hanno lavorato non esclusivamente ma comunque anche in buona parte sul codice di QGIS per diverso tempo. Questo è uno dei contributi più grossi sicuramente che ho visto negli ultimi anni su QGIS. Cosa abbiamo fatto in Boundless? Per esempio il Data Source Manager, qui la finestra di dialogo che adesso vi permette di gestire i layer, che prima erano sparse in n finestre diverse, il supporto GeoPackage, integrazione nel browser, più un'altra serie di migliorie nel browser, il sistema di autenticazione con la master password che adesso viene anche memorizzata nel wallet del sistema operativo in maniera trasparente, nonché il widget di autenticazione che vedete sotto nello sfondo, tutte cose sulle quali ho lavorato personalmente quando ero in Boundless. Poi ci sono le sponsorship, come dire, destinate a una specifica feature, e in questo caso qua onore all'ARPA Piemonte che ha sviluppato che è un ente pubblico italiano, che ha contribuito a sviluppare queste funzionalità. E poi ci sono altri casi come il crowdfunding, se ne è parlato prima. Questa è una delle funzionalità, anche qui c'è stato un finanziamento parziale dell'ARPA Piemonte, però è interessante vedere gli altri sponsor di questa funzionalità, perché ci sono, non so se si leggono, sono forse un po' piccoli, comunque ci sono almeno 2 enti pubblici, uno italiano e uno francese, nonché ditte privati, le fonti di finanziamento sono le più svariate. Questa è la classica colletta, no? Il crowdfunding. Poi ci sono i grant, e questo è un caso di un grant che è stato finanziato, sul quale ho lavorato di recente, che è l'integrazione di OpenCL per l'accelerazione delle GPU o anche delle CPU e il multiprocessing sui raster. E per finire c'è il programma del paid bug fixing, e queste sono stime appunto molto spannometriche, però a mio parere siamo attorno, se non più del 50% del totale dei bug fixing. Se si guardano i bachi chiusi nel tracker di QGIS ufficiale, sono sponsorizzati direttamente con le donazioni. Quindi questa è una fonte fondamentale per avere una buona qualità del codice.
Quindi le conclusioni poi le facciamo insieme, direi che più o meno sono le stesse che avevi messo tu, no, sulla tua slide, cioè fondamentalmente i contributi sono ovviamente fondamentali, importantissimi, e da qualunque fonte essi vengano. Servono sicuramente maggiori finanziamenti per quanto riguarda il refactoring, ci sono delle aree del codice di QGIS che andrebbero riscritte da capo, però nessuno osa perché si tratta comunque di anni uomo di lavoro, per cui non basta un piccolo sponsor che paga una piccola funzionalità e si ritaglia una piccola quota, qui ci vogliono una o due persone o magari anche di più che si mettono lì e piano piano riscrivono completamente certe aree del codice. Altrimenti si va avanti, come spesso capita, a mettere pezze su pezze finché le cose poi non funzionano più. E questo purtroppo a volte succede. Detto questo, tutti possono finanziare, qui ci sono casi di privati, casi di ditte e anche casi di pubbliche amministrazioni, che è forse la parte più complicata, a volte per le pubbliche amministrazioni non è facile contribuire a un progetto open source. Però il modo c'è, si trova, c'è chi l'ha trovato, per cui... Non so Matteo se vuoi aggiungere qualcosa tu... No, mi volevo solo aggiungere il perché uno deve contribuire a QGIS, nel senso che perché una ditta, visto che c'è un bug, io potrei tranquillamente aspettare che qualcuno lo sistemi, quindi prima o poi qualcun altro ci inciamperà in questo bug, o a me serve questa funzionalità, prima o poi arriverà. Ci sono dei vantaggi molto grossi nell'investimento diretto, a me serve quella cosa, io voglio schiacciare quel bug, ci investo direttamente, sono il primo ad averlo fatto, ho dell'assistenza diretta, entro a far parte del progetto. È il motivo che deve spingere, oltre al fatto di tirare fuori insomma il portafoglio. Bene, se ci sono domande, lì abbiamo una domanda. Luca De Lucchi c'ha la domanda. Domanda per Ale, il crowdfunding l'hai fatto te direttamente? No, l'ho fatto tramite Northroad, quindi tramite Niall Dawson di Northroad, okay. È una ditta australiana, in quanto lui aveva già in mano tutto il sistema per il crowdfunding, per cui ci siamo messi d'accordo, poi lui mi ha fatto la review, la peer review, per cui diciamo, ci siamo spartiti poi l'importo della colletta. Sempre a proposito di crowdfunding, avete mai considerato per specifici sviluppi di utilizzare siti come Patreon, ad esempio? No, io direttamente no, però so che Niall, che è quello che ne ha fatti di più di crowdfunding, le ha pensate un po' tutte, alla fine si è messo su un sistema lui di gestione diretta che gli permetteva di non dover pagare delle tariffe sostanzialmente, per cui di recuperare tutto. Altre domande? No. Io non so se abbiamo molto tempo, ma io vorrei fare un brevissimo commento e poi una domanda. Avete parlato di amministrazione, soprattutto io mi vorrei focalizzare, adesso siamo in un contesto italiano, quindi mi vorrei focalizzare sul contesto italiano. E, l'impressione che ho, e anzi è l'impressione che abbiamo tutti, è che le pubbliche amministrazioni contribuiscono troppo poco per quello che ricevono, nonostante tutto ci siano le forme. Voi avete fatto esempi virtuosi, ma sono veramente pochi. A parte ARPA Piemonte, che ha veramente molta sensibilità, ma poi si potrebbe fare un elenco di pubbliche amministrazioni che usano massivamente, però contribuiscono praticamente niente. Magari hanno anche abbandonato le licenze di altri software. Quindi la mia domanda era, avete idea nel settore italiano di tutti, diciamo, rispetto a tutto l'importo che arriva, quanto in percentuale, grosso modo, invece viene dalle pubbliche amministrazioni? Più o meno, a spanne? No, l'importo sinceramente non ti saprei dire quanto viene da chi, insomma, cioè tra privati, diciamo donazioni singole e pubbliche amministrazioni. No, questo non so se ci sono i numeri noti, però così, immagino, insomma, no? Ma forse lo sa il presidente. No, vabbè. No, dicevo la contribuzione da parte delle pubbliche amministrazioni in Italia sull'importo totale che arriva dall'Italia tra donazioni dirette e aziende private, grosso modo a quanto ammonta? Sì. Quanta percentuale potrebbe? 5%? 6%? Ecco, no.
Beh no, diciamo, no, diretto o indiretto, vedi il caso Arpa Piemonte. Sì. No, no, ok, ecco, questo è però per esempio vedete è un'anomalia italiana perché gli svizzeri fanno donazione diretta. Esatto, quindi... Sì, sappiamo che ci sono degli scogli burocratici immensi, però vanno superati, non si possono avere dei soldi da poter spendere anche per pochi che siano e poi non riuscire a spendere perché manca un sistema, oppure qualcuno l'ha trovato e altri invece non l'hanno trovato. Bene, io ringrazio i relatori, Alessandro Pasotti e Matteo Ghetta. Passerei alla prossima relazione di Mario Baranzini di OpenGIS, che ci introdurrà un tool estremamente interessante per chi fa rilievo survey in campo, che è QField, veramente molto, se l'avete utilizzato, molto interessante. Un progetto abbastanza nuovo, ma già sufficientemente maturo, direi. Buonasera, buon pomeriggio. Appunto, dopo due presentazioni su QGIS parleremo di QField, uno strumento sviluppato su QGIS e che utilizza anche ampiamente QGIS. Io sono Mario Baranzini, lavoro per OpenGIS.ch, una piccola ditta svizzera che si occupa principalmente di sviluppi in ambito open source, geografico. Lavoriamo praticamente solo con software open source e contribuiamo molto come ditta allo sviluppo di QGIS anche. Vediamo un po', cos'è QField? Alcuni di voi già lo utilizzano, prima parlavo con dei grandi utilizzatori che lo utilizzano giornalmente. QField è un'app per Android, attualmente per Android, e basta. L'idea magari in futuro di portarla anche su altre piattaforme, più che un problema tecnico, diciamo per portarlo su iOS ad esempio, più che un problema tecnico è un problema di... licenze anche su Apple Store e il problema è i finanziamenti per fare il lavoro, ma se ci fosse qualcuno interessato saremmo aperti anche a fare noi il trasferimento, diciamo. Attualmente è un'app per Android che permette di lavorare, di utilizzare la potenza di QGIS sul terreno, sul campo. È un'applicazione appunto che è pensata per raccogliere i dati sul terreno, per digitalizzare le informazioni sul terreno. È pensata con un approccio minimalista, significa che QGIS, l'interfaccia, ha molte potenzialità, ma è anche complessa da utilizzare. È impensabile o difficilmente utilizzabile su un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet. Esiste, o almeno in passato esisteva, un porting completo di QGIS su Android. Penso che sia fermo alla versione 2.18, ma non ne sono sicuro. Credo che non sia mai stata fatta un porting dalla versione 3. In ogni caso diventa difficile utilizzare un'interfaccia complessa come quella di QGIS su un dispositivo touch. L'idea di QField è quello di permettere di utilizzare le funzionalità di QGIS su un'interfaccia touch. Alla base di QField ci sono le librerie di QGIS e quindi si possono sfruttare potenzialmente tutte le funzionalità, esclusa la parte Python al momento. Perché QField? Perché fondamentalmente i dati stanno all'esterno, raramente dobbiamo
inserire in un sistema di dati che troviamo in ufficio, spesso c'è qualcuno che all'esterno va a raccogliere i nostri dati ed è, può essere interessante farlo utilizzando le stesse tabelle, gli stessi form, moduli che si utilizzano, che si definiscono in ufficio e si possono utilizzare all'esterno. È un po' il pezzo mancante nell'ecosistema QGIS. Abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti soluzioni server, soluzioni web, chiaramente la soluzione desktop. Manca o mancava qualcosa che permettesse di utilizzare su dispositivi touch, portatili, smartphone, tablet e via dicendo. Cosa si può fare con QField? Fondamentalmente posso comodamente preparare il lavoro da fare in ufficio, comodamente davanti al mio desktop, su QGIS Desktop, e poi utilizzare lo stesso progetto QGIS per raccogliere i dati all'esterno. Cosa contiene? Cosa c'è in QField? C'è, come già detto, ci sono le funzionalità di QGIS alla base, con un'interfaccia semplificata. È possibile, ad esempio, usare i moduli, i form. È possibile utilizzare i form e definirli in QGIS tramite interfaccia drag and drop, definire dei vincoli, visibilità condizionale, regole sugli attributi, eccetera. C'è la possibilità di fare fotografie direttamente dal mio dispositivo e aggiungerle ai dati raccolti. È possibile digitalizzare delle geometrie, modificare gli attributi, modificare le geometrie recentemente, si può fare anche quello. Utilizzare GPS interni al dispositivo, esterni, tutto sul dispositivo touch con un'interfaccia semplificata. Vediamo alcuni possibili scenari di utilizzo, diciamo, flussi di lavoro possibili. Possono essere dal più semplice, chiamato l'esploratore, dove prepara il suo progetto sul desktop con i propri dati e trasferisce il tutto, dati compresi, ad esempio all'interno di un geopackage o qualcosa del genere, trasferisce tutto sul dispositivo mobile per poi partire all'avventura nella giungla a registrare i serpenti che incontra e chiaramente non torna mai indietro in ufficio per poter riportare i dati. Un'altra possibilità è il ranger solitario che anche lui crea il suo progetto, lo carica sul dispositivo, ma poi quando torna in ufficio ritrasferisce i dati dal dispositivo mobile sul desktop e sincronizza o riutilizza quei dati anche per lavorare in ufficio. Abbiamo la possibilità utilizzata con un server con i dati online, quindi un sistema live dove io accedo agli stessi dati dal desktop e dal dispositivo portatile, ma questo ha un po' il limite che devo essere in una zona di copertura, devo avere una connessione col telefonino o tablet, altrimenti diventa difficile da fare. Esiste anche la possibilità di lavorare in modo offline, quello che si vede sotto è esattamente la stessa cosa di sopra, non perdete niente nella slide. Esiste la possibilità di tramite QField Sync, che è un plugin per QGIS, di in pratica fare una copia, una fotografia dei dati a un certo punto, trasferirli sul dispositivo, lavorare su quei dati e poi sempre tramite lo stesso plugin sincronizzarli con quelli che sono rimasti sul server. Al momento non esiste una soluzione ibrida, diciamo, è necessario all'inizio dei lavori definire se voglio lavorare in modalità online o offline, non è possibile passare da una all'altra al volo, quindi se perdo la connessione col mio dispositivo non sarò più in grado di accedere e aggiornare i dati, è qualcosa che ci piacerebbe sviluppare in futuro e magari se qualcuno è interessato e vuole finanziare uno sviluppo del genere siamo ben aperti, ci farebbe molto piacere.
possibile con QField anche creare delle custom applications. Custom applications sono in pratica creare delle applicazioni ad hoc per Android utilizzando le varie componenti di QField, ma ad esempio soltanto una parte delle componenti. Qualcuno potrebbe essere interessato a visualizzare dei progetti QGIS, ma senza la possibilità di modificarli o di aprirne degli altri. È possibile con QField utilizzarne e crearsi un'app ad hoc. Vediamo adesso qualche esempio, c'è qualche video che mostra molto brevemente alcune cose che si possono fare. Qua una dimostrazione un po' degli stili, dei temi. Gli stili, visto che alla base di QField ho comunque un QGIS vero e proprio, quindi posso sfruttare tutta la potenzialità, tutto il rendering viene fatto da QGIS, e quindi tutti gli stili, come li posso definire in QGIS, li posso avere anche in QField nella stessa maniera. È possibile creare anche dei temi, come si vede a un certo punto, in un menu tendina, per nascondere o abilitare alcuni layer e applicare o meno degli stili. È possibile mettere delle constraints, in vero italiano, i vincoli sui campi. Posso definire prima di tutto i campi che voglio inserire, di che tipo sono, di tipo numerico, oppure di tipo testuale, un menu con un menu a tendina, un calendario per inserire i dati, e posso mettere dei controlli sui vari, dei vincoli sui vari dati. Ad esempio qua viene inserito un numero che non è nel range definito, e quindi QField non permette di salvare la feature se i dati non sono conformi. È possibile digitalizzare direttamente sul terreno le geometrie e aggiungere delle fotografie. Io posso digitalizzare ad esempio un poligono in questo caso. Alcuni attributi, e tramite il dispositivo posso fare fotografia un po' scura, e apparentemente non è una pianta di lavanda come mostrato nell'altro attributo, ma è possibile utilizzare appunto la macchina fotografica. Una funzionalità interessante è quella che si possono utilizzare i layout di stampa definiti in QGIS, in QField, quindi posso esportare un PDF scegliendo anche qua dai miei template che ho creato, e viene esportato sul dispositivo il PDF con le stesse funzionalità che ho in QGIS, quindi leggende, mappe, quello che voglio. È possibile, questa è una modifica piuttosto recente, è possibile fare l'editing delle geometrie. Quindi oltre a digitalizzarle, fino a qualche mese fa, se sbagliavo a digitalizzare una geometria dovevo modificarla, ero obbligato a cancellarla e ricrearla da zero. Adesso è possibile modificarla, si possono spostare i vertici, aggiungere vertici, toglierli, eccetera. Quindi fondamentalmente si può modificare qualsiasi geometria. Vado veloce su queste cose. Anche qua sì. Due volte la stessa immagine, quindi non vedete niente, scusate per la disguido. La roadmap è iniziato QField, se funziona, come un semplice visualizzatore dei progetti QGIS. Poi si sono aggiunte le possibilità di modificare gli attributi, di digitalizzare, di creare dei temi, di utilizzare GPS esterni o interno del stampare, di modificare le geometrie. Esiste attualmente un'altra modifica recente, quella di fare una ricerca sugli attributi dei dati, e a breve arriverà la versione 1.0, stiamo lavorando a sistemare, diciamo, i bug principali o implementare le funzionalità che ancora mancano per arrivare alla versione
1.0, avere un punto fisso, e in seguito vorremmo implementare quello che ho già citato, una modalità ibrida online e offline, la possibilità di utilizzare altri sensori esterni, oltre agli apparecchi GPS, magari sensori di distanza o sistemi per misurare distanza, eccetera, e ci piacerebbe lavorare anche su migliorare gli strumenti per la digitalizzazione, oppure le vostre richieste, le vostre applicazioni personalizzate. Quindi versione 1.0 arriverà presto, stiamo lavorando, abbiamo già rilasciato 3 release candidate, ci stiamo lavorando abbastanza intensamente, ci sono state molte correzioni e modifiche che sono state fatte, ad esempio c'è un nuovissimo file selector per scegliere i progetti che discutevo con alcuni utilizzatori prima, che sarà nella prossima release candidate, e nel giro di alcune settimane probabilmente arriveremo alla versione 1.0, e se volete potete contribuire aiutando a testare, documentare, sviluppare se ne avete le capacità, o finanziando nuovi sviluppi o correzioni di bug. Voilà, grazie. Bene, ringrazierei Mario Baranzini, non so se ci sono domande velocissime. Sembra di no. Allora io direi che, insomma, coglierei l'occasione per ringraziarti, perché questo è l'esempio di come questa conferenza sia internazionalizzata, no? Viene dalla Svizzera, è un grande onore che tu sia qui. E niente, se non ci sono domande io passerei al prossimo relatore. Una domanda rapidissima. Ah, vabbè. Si possono adoperare strumenti di posizionamento di precisione? Sì, si possono utilizzare, appunto, citato prima, GPS esterni, sì. Non si è obbligato a utilizzare semplicemente il GPS del telefonino, del tablet, ma si possono utilizzare dei dispositivi esterni. Se, diciamo, in linea di massima, se funzionano con Android, QField è in grado di utilizzarli per assegnare la posizione ai punti. Sì. Grazie. Bene. Allora, io introdurrei la prossima relazione. Questo è un esempio in cui sostanzialmente ARPA Piemonte ha contribuito direttamente da tempo, ha sviluppato un plugin specifico per un settore molto particolare che è la modellazione del rumore ambientale, e questo plugin prende il nome di Open Noise. Presenterà il dottor Jacopo Fogola di ARPA Piemonte, che invito a venire. La presentazione di Jacopo Fogolo, Stefano Masero, Enrico Gallo, Pierluigi De Rosa, io ho contribuito in piccola parte al porting, e Daria Tommasi, ARPA Piemonte, Comune di Torino, io e 5T SRL, che è un'azienda privata. Quindi è un po' un connubio tra pubblico e privato, interessante. Grazie. 15 minuti. 15 minuti, benissimo. Dammi tu i tempi. Bene, buonasera a tutti, io mi trovo a fare questa presentazione con molto piacere, sono un acustico, non sono un cartografo, non sono un esperto di GIS, però credo in questo progetto che si chiama Open Noise, che la nostra agenzia sta portando avanti, e non è solo legato alla modellizzazione del rumore, quindi al calcolo previsionale del rumore, ma anche alla misurazione del rumore. Infatti Open Noise è anche un'applicazione che, se volete, vi potete scaricare sul vostro smartphone, sia per sistemi Android che per sistemi iOS, con la quale praticamente voi potete emulare il funzionamento di un fonometro dopo averlo opportunamente calibrato. Ma questo non è l'obiettivo della presentazione. La presentazione è invece orientata al sistema di mappatura acustica. E innanzitutto a che cosa serve Open Noise? Io farò una presentazione di carattere generale, non entro negli aspetti tecnici perché non mi sembra questo il luogo adatto. Intanto Open Noise produce mappe acustiche, cioè calcola previsionalmente la propagazione del rumore, in particolare del rumore stradale, quindi sorgenti lineari, e delle sorgenti anche puntuali,
e consente anche una stima poi della popolazione esposta. Perché questo? Perché è un obbligo normativo europeo. Al pari della qualità dell'aria, l'Europa impone anche una mappatura, predisposizione di caratterizzazione e mappatura del rumore ambientale e anche la predisposizione di piani d'azione per tutti gli agglomerati con più di 100.000 abitanti e per le strade con più di 3 milioni di veicoli all'anno, che sono strade di medio rango, dal medio rango in su. Come funziona Open Noise? Detto proprio in termini molto molto semplici, di fatto prende le sorgenti stradali, in questo caso sorgenti lineari, le divide in punti, ogni punto è una sorgente d'emissione isotropica, crea i ricettori dove ci interessa, in questo caso in corrispondenza degli edifici abitati, unisce i punti sorgente con i punti ricettori, quindi crea dei raggi sonori, calcola il contributo di ogni raggio secondo gli algoritmi noti dalla letteratura scientifica e dalle norme tecniche e poi somma i contributi di ogni raggio al ricettore per avere il valore totale. La struttura del plugin è articolata in quattro moduli. Il primo crea i punti ricettore, proprio consente la determinazione dei punti ricettore. Il secondo calcola i livelli sonori. Il terzo assegna i livelli agli edifici. E poi c'è una funzionalità di applicazione di una simbologia standard per la colorazione in funzione dell'entità del livello sonoro. La generazione del ricettore può essere fatta o sul centro di ogni facciata dell'edificio oppure in modo equispaziato, lungo con un passo predefinito. Questo fa il plugin, ma nulla impedisce che si possano generare i ricettori su QGIS e in una griglia equidistanziata, li si importa e poi il calcolo venga fatto effettivamente su questa griglia. Quindi il calcolo, la stima può essere fatta all'edificio oppure su una griglia di passo voluto. Per il calcolo dei livelli sonori è necessario l'inserimento dei dati di input delle sorgenti, qui entriamo un po' nella questione tecnica, più fisica, acustica. Tipicamente per il rumore stradale noi abbiamo delle variabili di ingresso necessarie che sono il numero di veicoli, e tra l'altro suddivisi tra leggeri e pesanti, e moto, eccetera, eccetera, la pendenza della strada, la velocità, perché ovviamente il livello di emissione acustica dipende dal numero di veicoli, dalla tipologia, dalla pendenza, dalla velocità di percorrenza e anche dal tipo di superficie. Cioè se siamo con un asfalto normale, un asfalto silente, con del pietrisco, con del porfido, eccetera, eccetera. A quel punto inserite i dati di input, cosa fa il modello? Il modello prende la strada, la divide in punti e con una regola, che la cosiddetta regola del campo lontano, cioè fa sì che il passo di suddivisione tra un punto e l'altro sia la metà, la distanza tra un punto e l'altro sia la metà della distanza minima rispetto al ricettore verso cui si vuole calcolare il livello. Vedete, per esempio, il ricettore, quell'edificio in giallo, la distanza rispetto alla strada in basso, adesso non so come funzioni, forse così, esatto, vedete la distanza è un metro e il passo qui deve essere non superiore a mezzo metro, perché in questo modo si può considerare la singola sorgente come puntiforme e quindi si possono applicare gli algoritmi noti per la propagazione del rumore a distanza per sorgenti puntiformi. In questo caso qui invece la distanza è maggiore, 2 metri, io quindi posso generare e suddividere la strada per ricettori con un passo di un metro. Questo è detto in modo molto semplice. Non ci interessa la formula, ma tanto per spiegare come la dipendenza del livello di emissione acustica del singolo mezzo, cioè del singolo tratto di strada, quindi la potenza acustica per metro lineare, si basa sul calcolo della potenza del singolo mezzo, che è codificata, ci sono degli ABAC, ci sono delle norme tecniche,
che la quantificano, più i fattori che appunto che dicevamo, cioè il numero di veicoli, la velocità media, eccetera, eccetera. La dipendenza è tipicamente logaritmica. A questo punto, una volta nota l'emissione, la potenza acustica della sorgente, si generano i raggi sonori, quindi abbiamo i raggi diretti, ma non solo, perché in questo fenomeno della propagazione del rumore succedono delle cose assai complesse, perché abbiamo sia i raggi diretti che i raggi diffratti ai bordi, che i raggi riflessi, poi abbiamo quelli riflessi anche dal terreno, in più ancora le condizioni atmosferiche possono incidere nella propagazione, soprattutto a certe distanze, quindi questo è un task molto molto impegnativo, di cui noi ne abbiamo sviluppato una parte e stiamo andando avanti per gradi. Cioè, inizialmente calcolavamo solo i contributi diretti, quindi solo nel caso in cui il ricettore e appunto sorgente in qualche modo erano in vista, non avevano ostacoli. Un passo successivo è stato quello di calcolare i raggi diffratti al primo ordine, quindi calcolare cosa succede quando un raggio colpisce uno spigolo, problema non banale comunque, perché è un problema fisicamente di scattering, ma l'abbiamo semplificato. Non ancora siamo in grado di calcolare la riflessione delle diverse facciate, ma teoricamente sappiamo come farlo, è solo un problema di implementazione di codice e di risorse e di tempo disponibile. A questo punto noi per ogni edificio abbiamo n ricettori, per ogni ricettore conosciamo il livello sonoro, possiamo poi semplicemente assegnare i livelli agli edifici e a questo punto calcolare la popolazione esposta, che è uno degli obiettivi appunto dato dall'Europa. Tra l'altro, nota di cronaca, l'Italia è in procedura di infrazione perché inadempiente anche su questo, su tutti gli obblighi di reporting rispetto all'acustica. Fortunatamente abbiamo conosciuto Pierluigi, cioè è lui che ha contattato noi, quindi si è accorto che c'era questo plugin. Noi eravamo fermi, nel senso che chi aveva all'interno dell'agenzia sviluppato Open Noise nelle prime versioni è stato destinato ad altro servizio, quindi si occupa attualmente d'altro, quindi non avevamo più potenzialità per sviluppare ulteriormente. Si è presentato Pierluigi, è lui che ci ha contattato, e quindi abbiamo sfruttato questa sua disponibilità, che poi è stata formalizzata anche in un accordo, c'è stato un minimo di investimento di risorse pubbliche per questo, anche grazie al contributo della città di Torino, che voglio sottolineare, e in questo modo siamo stati in grado di fare il porting alla versione 3 di QGIS, porting che è stato pubblicato da pochi giorni e disponibile, ma attraverso questa collaborazione, io ringrazio Pierluigi, abbiamo anche migliorato questo plugin, l'abbiamo reso più semplice, almeno ci auguriamo nell'utilizzo, più semplice nell'interfaccia, e soprattutto con Pierluigi stiamo impostando uno studio di fattibilità per uno sviluppo successivo, quindi per capire quanto è alta la montagna che dobbiamo scalare. Un esempio applicativo: la città di Torino, appunto soggetta a quell'obbligo normativo di cui vi dicevo, europeo, ha fatto nel 2013 la prima mappatura acustica delle proprie strade, l'ha fatta con un software proprietario, nel 2018 ha deciso di farla con Open Noise, quindi la sta completando, facendo una revisione, perché la normativa chiede ogni 5 anni di rivedere i risultati e i dati prodotti, quindi lo fa attraverso anche l'ausilio di questo consorzio che si chiama 5T, che è un consorzio pubblico, partecipato pubblico, di gestione di tecnologie telematiche e dei trasporti, attraverso il quale sono disponibili tutta una serie di dati sui flussi veicolari, le velocità, i mezzi pesanti, i mezzi pubblici, eccetera, eccetera, quindi attraverso il reticolato delle strade e le informazioni fornite da 5T inserite nel plugin di Open Noise è possibile fare questo aggiornamento
della mappatura. Questa è una slide semplicemente che fa vedere come dietro comunque la fornitura del dato di input, del dato di traffico, ci siano delle elaborazioni anche non banali, perché come non so se sapete, i dati di traffico su reti vaste vengono monitorati in punti campione attraverso Spire o attraverso sistemi anche telecamere, eccetera, eccetera, ma poi vengono modellizzati attraverso sistemi di calcolo che si basano tipicamente sulle matrici origine e destinazione, che hanno delle loro incertezze, e quindi c'è bisogno comunque anche di una validazione, di un'analisi dei dati. Il risultato, vedete, può essere o una rappresentazione dei livelli per edificio, o questa è la Piazza Vittorio di Torino, per chi fosse Torino, questo è il Po, tra l'altro questa è la via Po, che è una delle vie più rumorose in assoluto della città, quindi può essere rappresentata o per edificio oppure anche con un grigliato, come appunto chiede anche la normativa. Quindi il calcolo viene effettuato in questo caso, pensate, su milioni di punti, quindi c'è anche un problema di ottimizzazione del codice, quindi di performance dei tempi di calcolo. Concludo, sperando di essere stato nei tempi, evidenziando, concludo, ma forse è mancato qualcosa, no, non è mancato niente, concludo dicendo che Open Noise è un'idea che nasce dal basso, in questo caso non abbiamo partecipato a grossi progetti, non abbiamo grossi finanziamenti, nascendo dal basso, mattone dopo mattone, forse stiamo riuscendo a costruire qualcosa, e ci stiamo avvicinando a quelli che sono i modelli commerciali di calcolo, che sono abbastanza diffusi e molto costosi, tra l'altro, per cui probabilmente a un'agenzia come la nostra conviene investire nello sviluppo di un plugin come questo, piuttosto che nell'aggiornare licenze già in uso, che poi costano e sono un costo comunque periodico. Abbiamo necessità di fare ulteriori sviluppi, come vi dicevo, sviluppi anche importanti, impegnativi da un punto di vista tecnico, la modellizzazione delle riflessioni, l'attenuazione del terreno e anche, come obiettivo ultimo, la modellizzazione in 3D, perché adesso stiamo lavorando in 2D ancora. Potrebbe diventare un sistema libero, alternativo e gratuito per realizzare le mappe acustiche in tutta Europa, quindi immaginate che l'ambito di interesse potrebbe essere molto ampio. Che ho finito, grazie. Bene, ringraziamo il dottor Jacopo Fogola per la presentazione, io direi chiara, sufficientemente chiara per questa platea. Se ci sono domande, prego, Paolo Cavallini, domanda. Come sapete, io tutte le volte che uno presenta un plugin di QGIS, tutte le volte dico, ma perché non l'hai pubblicato? Dico, sì, ma poi lo faremo. Questo è un caso, veramente particolarmente piacere, l'altro giorno quando ho provato, no, il tuo porting, ho detto, ma guarda, Pierluigi, quello che no, cosa c'entra? Se li pubblicate, qualcuno prima o poi li vede, qualcuno ci mette le mani, qualcuno no, può migliorarlo, eccetera. C'è un lavoro che sarebbe, come tantissimo software, poi rimasto abbandonato, ce l'ha accennato, no? Sappiamo tutti del problema del software, no? Che rimane lì morto a impolverarsi, e invece ha nuova vita, ha un futuro, eccetera, eccetera. Quindi questo è veramente come si deve fare, cioè, sul serio. Mi fa piacere che ci sia qualche caso, no, molto molto tangibile del modello di sviluppo open source. Open source non è perché non costa, ma perché permette di superare questi problemi. Che ripeto, quanti di voi hanno esperienza di qualche software magari che faceva delle cose belle e che ora è inutilizzabile per un motivo o per un altro? No. Quanti milioni sono stati buttati via in questa maniera? Così si fa l'open source e così si va avanti. Grazie Paolo. Sono stato io a spingere questa presentazione perché mi sembrava veramente un caso rilevante. E posso fare un'altra domanda? Una domanda, sì, prego. Sì. Volevo sapere se può incidere in questo calcolo l'altezza degli edifici, cioè se è stato considerato... Allora, noi lavoriamo in 2D, quindi è come se tutti gli edifici avessero la stessa altezza. Ovviamente in casi di geometrie complesse si può incidere, certo. Che non sarebbe difficile aggiungere come attributo l'altezza dell'edificio sulla facciata? Sarebbe benvenuto un contributo. Lo accogliamo a braccia aperte.
Io, brevissimo, siamo in ultra ritardo, ma questo plugin implementa sostanzialmente una norma europea. Cioè, questa è la cosa secondo me interessante, cioè implementa una norma europea che dovrebbero applicare tutte le città europee che sono sopra quella soglia di 100.000 abitanti. La mia domanda è questa, perché è estremamente potente, cioè se ci rendiamo conto questa cosa è estremamente interessante. E sappiamo che esistono software proprietari che hanno implementato la norma europea e vendono il prodotto. Prima domanda, sai di altri software open che hanno implementato le norme europee, queste specifiche? Seconda, altri esempi a livello europeo che invece utilizzano il vostro plugin, hanno provato a utilizzare il vostro plugin, oltre a voi, che voi è una joint venture, Città di Torino, ARPA Piemonte, quindi l'avete applicato al vostro caso. Sì, allora, ci sono delle città europee e anche extraeuropee, perché l'esigenza comunque non è solo europea, che hanno utilizzato Open Noise. Abbiamo avuto richieste di informazioni, di spiegazione dalla Grecia, da Salonico, dal Cile, dall'Argentina, e quindi... Argomento che, insomma... Sì, sicuramente c'è interesse da questo punto di vista. Bene, io... direi di passare alla prossima relazione, grazie ancora. Allora, la prossima relazione è da parte di GFOSIT. Sì, Stefano Campus, Rocco Pispico e Luca Lanteri, come associazione GFOSIT, come diciamo affiliazione, è un intervento sul software libero geografico a supporto del contrasto al gioco d'azzardo patologico, quindi anche qui un argomento estremamente interessante. Grazie. Prego. Ciao a tutti, sarò brevissimissimissimissimo. Vi porto un'esperienza che, senza volermi sminuire troppo, è più interessante come esperimento sociale quasi. E cioè è stato come da una iniziativa assolutamente personale è nato poi e nascerà un progetto di rilevanza regionale. Il progetto è stato condotto da me che ho il doppio cappello di funzionario del Servizio Cartografico di Regione Piemonte e di associazione GFOS, assieme ancora ARPA Piemonte, che sta facendo un po' troppo da padrona in questo consesso, Rocco Pispico e Luca Lanteri, di funzionari di ARPA Piemonte, nonché soci ultra attivi di GFOS. È stata fatta nel contesto della legge regionale sul contrasto al gioco patologico, un progetto, una sperimentazione assieme agli amici di Libera, Associazione contro le Mafie, per provare uno strumento operativo per verificare quanto prescritto dalla legge, che ad un certo punto in uno degli articoli dice che è vietato installare punti di erogazione di gioco, macchinette, cose del genere, ad una distanza pedonabile di 300 metri o 500 metri a seconda della dimensione della città. Il percorso pedonale più breve sembrerebbe una furbata del legislatore, perché dice così non ti frego con i sensi unici eccetera, e quindi il classico proprio, sembrerebbe proprio il classico gioco geografico di calcolo di network. Allora abbiamo, attraverso come associazione GFOS, abbiamo fatto un piccolo accordo con Libera per provare in tre comuni un'alternanza scuola-lavoro in tre comuni del Piemonte. È stato fatto, abbiamo fatto vedere come funzionava, eccetera. Poi ho partecipato, grazie ad un master organizzato da Regione Piemonte ed erogato dall'Università del Piemonte Orientale, il master in management del software libero. C'era da fare la tesi di master, ho detto vabbè, cerco di completare questo. Allora, l'obiettivo era duplice, l'obiettivo del progetto. Da una parte creare una semplice infrastruttura geografica intesa proprio come non un WebGIS, ma proprio dati, servizi, risorse, hardware e software possibili con enti e associazioni, quindi proprio la definizione vera di infrastruttura, per il monitoraggio di questa specifica legge. E dall'altra dimostrare ancora una volta, ovviamente non lo dico a voi, ma fuori c'è ancora bisogno di dirlo, che è possibile fare una pila tecnologica completa con software libero o professionale, affidabile. Ma voglio dire, questa è la soluzione banale di tutti i numeri moltiplicati per 0 danno 0. È banale qui, ma fuori non lo è ancora.
Allora, i risultati del progetto, che era nato come una tesi di master e quindi non potevo salvare il mondo, era stato quello di recuperare quattro set, di creare quattro dataset geografici esplicitamente indicati dalla norma, completarli dal punto di vista dei metadati, usato il profilo RNDT, insomma fare una cosa vera e completa, e strutturarli in un database Postgres. Sono stati scelti, perché mi era più facile recuperarli, l'ubicazione di slot e delle videolotterie attraverso il sito dell'Agenzia delle Dogane, banche, uffici, postali, scuole e università, che era un sottoinsieme di questi obiettivi sensibili, perché sono gli ospedali, le chiese e tutta una serie di altra cosa. Sono stati strutturati i dati, è stato creato un progetto QGIS che facesse questi calcoli, diciamo, sulle distanze, e poi montato un servizio di WebGIS basato su Leadsmap, di cui questo qui è l'URL. Allora, le fonti dati sono, vi risparmio la parte, come dire, umana di mettersi, rapportarsi con la pubblica amministrazione, licenze che dicono una cosa nel sito delle dogane e poi invece ne fanno un'altra. Allora ho detto, bene, faccio il brillantone e mando 1197 foglie a tutti i comuni del Piemonte. Siccome l'osservanza della legge è in carico ai vigili urbani, ho detto, vediamo se mi rispondono. È successo un casino, è successo piuttosto un problema, perché il FOIA, che è l'accesso agli atti indifferenziato, per cui non devo neanche chiedere perché lo voglio, tu me lo devi dare e zitto, è successo che hanno cominciato i comuni a rimbalzarsi. Un giorno mi ha telefonato un avvocato, il mio cliente cinese è preoccupato che la regione, ma io non so della regione, ma se Stefano Campos su Google ti ho trovato, sei della regione, perché fai così? Perché non usi la tua mail di regione? Fin quando mi chiama l'Agenzia delle Entrate della provincia di Alessandria e mi dice, oh, ma cosa stai facendo? Aspetta, foglia, no, perché tu mi stai mettendo nei casini, perché siccome i comuni della provincia di Alessandria non hanno questi dati, non sanno cosa fare, la legge dice che la richiesta va fatta a chi ha i dati ce li ho io, e a me stanno arrivando una decina, sono già a 10, la devi smettere. Ma io veramente, allora meno male non ho più rotto le scatole. Per chi è un po' pratico di queste cose, la legge prevede che ci devono essere, mi servono 30 o 60 giorni di tempo per rispondere, perché se no questa roba qui di risposta è dell'obbligo della trasparenza, e ne risponde anche dal punto di vista, come dire, di responsabilità il dirigente della trasparenza. Proprio ieri mi è arrivata un'altra PEC, privata, non della regione, PEC privato di un comune, dicendo, oh, sto rispondendo alla sua del 30 marzo del 2018, le dico che non c'è niente. Questo perché? Perché alla fine dell'anno sul sito della trasparenza arriva il responsabile e dice, allora, quante richieste di foglia sono arrivate? Ah sì, c'era quel pirla della cosa. Ah, rispondigli immediatamente, tanto è vero che io sono della pubblica amministrazione, quindi lo so, mica hanno citato il protocollo. Detto, in risposta della sua PEC le dico che non c'era niente. Va bene, questo è veramente uno spaccato di rapporto di cittadino con la pubblica amministrazione impressionante. Era questa la cosa divertente della presentazione. Il resto sono dataset messi e organizzati. Solo questa tabella è interessante, perché ci sono 5.300 punti di erogazione di questo, chiamiamolo pure servizio se vogliamo, pari al 59%. Comunque non è questo il giochino. Sapete benissimo, dal punto di vista è molto meglio, sono stato ho presentato questa cosa anche a qualche vigile urbano locale, che mi dice, ma fighissimo, perché mi riesce a fare una mappetta. Io lo chiamo cartogramma, ma le mappette sono fighissime, perché così lo faccio vedere all'assessore, che è molto meglio di una tabella di Excel. Quindi questi sono i risultati che si possono fare ovviamente all'interno di un progetto QGIS con due template messi in croce, che anch'io sono riuscito a fare, e quindi, come dire, diciamo che dal punto di vista tecnologico non c'è niente. Questo è il risultato basato su Leadsmap. Leadsmap si porta presso tutta l'organizzazione del progetto QGIS, quindi anche l'interrogazione, la possibilità di usare i form, la possibilità di fare editing, eccetera, eccetera. Conclusioni,
Perfetto. La cosa che mi interessa, abbiamo usato, ho scoperto OpenRefine, perché ovviamente la maggior parte del tempo che ho sprecato è stato, da una parte, essere appresso a questi qua del comune, ovviamente, ma dall'altro pulire i dati, perché arrivavano nei formati più bizzarri. Ma la cosa più interessante è questa, e cioè che io ho preso il mio bel diploma di master, che sono molto contento, il mio primo 110, l'unico, perché ci si laurea una volta sola, ci si sposa n volte, ma ci si laurea una volta sola, ed ero tutto contento. Un giorno mi telefona una collega del settore comunicazioni e dice: oh, ma quella figata che hai fatto, ma quale? Ah, quella roba lì. Perché? Ma perché non lo sai che la regione ha un come si dice, un gruppo interassessoriale di monitoraggio delle azioni di contrasto? Ho detto: no, veramente non lo sapevo. E quindi chiacchierando con una collega alla macchinetta del caffè, questa ha fatto spargere la voce, e quindi la regione Piemonte ha scoperto di aver avuto in casa gratis una serie di personaggi, tre personaggi che hanno fatto questo lavoro assolutamente, ripeto, dal punto di vista tecnologico. Adesso Rocco mi dirà: non ti buttare giù. Ma io lo dico, voglio dire, ho visto oggi delle cose di cui ho capito a malapena il titolo. Questo è una cosa molto semplice, è un'esercitazione, mi verrebbe da dire, ma che si rivela essere sarà lo strumento ufficiale di Regione Piemonte per il monitoraggio dell'osservanza della legge. Ovviamente sarà, come dire, non uno strumento ufficiale nel senso sanzionatorio, perché poi alla fine le distanze vengono misurate con la bindella, con tutte le cose del caso, però siccome si può usare, essendo dinamico, inserisco un punto e mi vengono fuori le zone teoricamente passibili, altre non sicuramente proibite, diventa anche per i vigili urbani, mi hanno detto, uno strumento con cui è molto più facile far vedere al proprio dirigente e al proprio assessore la mappetta invece della cosa. Qual è lo sviluppo che adesso sarà? Sarà prendere il sistema, il pacchetto così completo e deployato dentro il sistema regionale, e poi godrà anche di finanziamenti, perché lo Stato su questa roba qua ci mette veramente fior di milioni, non su questo giochino qua ovviamente, ma in generale le attività del Ministero del Ministero della Salute, che darà a Regione Piemonte per 4-5 anni, sono 10-13 milioni, che vuol dire dare soldi al CERT, mettere il numero verde, eccetera, eccetera. Qua probabilmente mi pagano luce, gas e quel telefono, ma io sono più che soddisfatto. Prevengo la domanda di Paolo: cosa viene alla comunità? Al momento, no, ma così andiamo avanti subito. Che cosa avviene alla comunità? Beh, verrà il fatto che, avendolo fatto io, come dire, non dico che ho l'interruttore in mano, però, come dire, un po' di pungolamento lo riesco a fare. Vi ringrazio. Grazie dell'intervento, devo dire, ci ha tirato sul morale, no? Perché, bene, non lo so, se ci sono domande velocissime, perché siamo praticamente a chiusura convegno, sì, siamo un quarto d'ora di ritardo, ma non so se ci sono domande. No. Allora direi che va bene così, grazie, grazie. Passiamo all'ultima relazione di questo convegno e di questa sessione, ovviamente. È un intervento di Antonio Cittadino, Francesco Fiermonte, Gabriele Garnero, Paola Guerreschi, Luigi Lariccia e Franco Vico. La valutazione della walkability nella città di Torino, confronto tra metodologie, soluzioni ed algoritmi. Bene. Presenta Luigi Lariccia, quindi bene. Non era tanto specificato, ma forse. Bene, presenta Luigi Lariccia, grazie. Solito quarto mi sento d'ora. Mi sento di dire naturalmente che a Torino e in Piemonte stanno accadendo delle cose interessantissime, no? Quindi, per essere originali, certamente anche noi abbiamo provato a sviluppare una ricerca dedicata appunto allo sviluppo della walkability nella città. Nell'ambito di questa ricerca abbiamo voluto fortemente ragionare sui software liberi e in rapporto con i software proprietari. Quindi, di conseguenza, adesso non vi tedierò con elucubrazioni riguardanti che cosa voglia dire walkability della città. Certamente l'esercizio che abbiamo provato a fare è mettere a confronto i due software e i due algoritmi che riguardano appunto l'analisi del cost distance all'interno di due livelli urbani. Il primo è un livello
di neighborhood, cioè di vicinato, e il secondo invece è quello di quartiere, e poi a livello di città. Quindi di conseguenza abbiamo usato delle maglie differenti. Andrò molto velocemente su questa parte perché vorrei dedicarmi soprattutto su cosa abbiamo riscontrato nel confronto tra i due algoritmi. Per la valutazione appunto della walkability abbiamo cercato di ragionare e crearci un cost raster a una scala molto ravvicinata, per cui ogni cella aveva una propria impedenza rispetto alle altre. Abbiamo preso in considerazione diversi indicatori a livello urbano, a livello soprattutto dal punto di neighborhood, e abbiamo provato attraverso delle somme pesate a definire delle carte di sintesi. Una cosa molto semplice, no? Naturalmente abbiamo fatto delle analisi di accessibilità urbana rispetto a dei punti definiti all'interno della città che possono essere fermate dei bus, eccetera. Andando molto velocemente, abbiamo preso poi altri indicatori a livello urbano e abbiamo tentato quindi di metterli insieme all'interno di un'unica cartografia. Vedete qui alcune heatmap, alcune cartografie di sintesi dove riconoscere le parti di città in cui le azioni per il miglioramento della walkability possono essere effettivamente più efficaci per il miglioramento, per esempio, delle politiche urbane e politiche urbanistiche. Qui veniamo al confronto del test sugli algoritmi. Abbiamo preso in considerazione, diciamo, un quadrato di 200 metri per 200 metri, a due definizioni diverse. Uno con celle 10x10 e l'altro con celle 1x1 metro. Naturalmente, al di là delle riclassificazioni, questo è il primo step perché ci è servito appunto per mettere a confronto due software, appunto il primo ArcGIS e il secondo QGIS. E abbiamo definito il cost raster sia in entrambi i casi, abbiamo definito un punto target unico. Naturalmente abbiamo cercato appunto di valutare prima se in che modo funzionasse la posizione del punto target rispetto alla singola cella. In questo caso sono sempre i centroidi e anche spostando il punto sul bordo della singola cella veniva fuori che il risultato non cambiava. Quindi in questo senso abbiamo cercato quindi di definire due cost distance, quindi uno nell'ambito di QGIS e l'altro nell'ambito di ArcGIS. Naturalmente le statistiche qui sono solo esemplificative. Abbiamo notato naturalmente che i due software differiscono nel modo in cui misurano diciamo le distanze. Per esempio QGIS utilizza appunto i pixel, mentre ArcGIS utilizza i metri, e di conseguenza lo scarto veniva direttamente proporzionale alla dimensione della cella. Quindi in questo caso in celle con dimensioni 10x10 metri veniva fuori uno scarto di 10. Naturalmente a celle 1x1 questo scarto veniva minimizzato. Qui qualcuno ci ha anche detto che queste rappresentazioni potremmo venderle a qualche sartoria, diciamo per tirare su qualche soldo. In realtà questa rappresentazione riguarda il rapporto che c'è tra i due cost distance prodotti. Di conseguenza, vedete, appunto, sempre sullo stesso quadrato di 200x200, vedete che le celle in grigio sono quelle in cui il valore è invariato, mentre invece le celle in verde sono quelle in cui il valore di ArcGIS, prodotto in ArcGIS, è minore di quello di QGIS, e viceversa, quello di ArcGIS maggiore di QGIS in quelle blu. Quindi, gli scarti sono veramente irrisori, e di conseguenza ci è sembrato che questa cosa naturalmente potesse essere, questo tipo di analisi potesse essere valutata essenzialmente anche con software libero. Questa è solo la stessa rappresentazione però rapportata a quel cost raster che avevamo fatto prima. Questo è sul quartiere San Salvario di Torino, in cui naturalmente notate appunto questa differenza tra blu e verde e poche celle in grigio sulla sinistra. Abbiamo cercato di fare un ragionamento anche a livello di direzioni. Anche qui c'erano differenze tra i due software.
La prima è che ArcGIS codifica le direzioni in gradi, mentre invece, quindi in senso antiorario partendo dall'est, mentre ArcGIS la codifica nel classico nord, nord-ovest, nord-est, eccetera. Quindi, di conseguenza, anche in questo caso, notate nella figura che non esiste una grande differenza, appunto, se non qualche scarto di meno 45 gradi o più 45 gradi tra i due raster. Abbiamo poi ancora provato a, diciamo, a portare diciamo all'estremo questo tentativo anche rispetto al parametro K, che è cosiddetto Knight's Move, cioè la mossa del cavallo all'interno degli scacchi. È un parametro che viene, non so se qualcuno di voi l'ha già usato, ma è un parametro che segue appunto il movimento a L, e di conseguenza le mosse che vengono calcolate nel cost distance non sono più semplicemente quelle ravvicinate al punto target, ma si aggiungono ben quindi 16 ulteriori posizioni. Di conseguenza, cioè, ci sarebbe da valutare anche in questo caso se è un'opzione che ci aiuta nella valutazione della walkability, perché giustamente facendo questa mossa L, cosa succede? Se vedete qui le celle blu sono quelle dove ci sono più valori, i valori sono più alti, il software salta a L delle celle in grigio. Di conseguenza cosa succede? Che queste due celle hanno un valore di cost distance un po' più basso rispetto a quello che avremmo se non lo utilizzassimo questo parametro. Quindi bisogna prenderlo sicuramente con le pinze. Qualche conclusione. Naturalmente è stato solo un esercizio questo, non è stato certamente un vero prodotto della ricerca. È stato un modo anche per capire in che modo potessimo portare all'estremo questo algoritmo, cercando di capire in che modo lavorassero i due software. Come ho detto prima, sicuramente è più facile lavorare con un software libero, anche perché la prospettiva degli enti pubblici. Noi siamo appunto un ente di ricerca, ma ci poniamo sempre in rapporto con un ente pubblico che sta usando sempre di più il software libero, quindi di conseguenza ci sembra utile poter andare avanti su questo fronte. E visto che le differenze sono veramente minimali, siamo confortati, diciamo, anche solo da questi test molto semplici. Non vi tedio ulteriormente, abbiamo qualche prospettiva di lavoro e sarebbe utile essere in contatto appunto con degli sviluppatori, perché ci aiuterebbero a che cosa? Sicuramente a condividere maggiormente questo tipo di analisi e portarla avanti. Adesso stiamo lavorando insieme al Comune di Torino per poterla avanzare in termini proprio pratici, automatizzare quindi parte delle procedure di analisi, che poi ho fatto un'analisi raster, e realizzare eventualmente un'applicazione anche usabile su smartphone. Grazie. Bene, ringraziamo il dottor Luigi Lariccia per essere stato nei tempi. Se abbiamo una domanda, non lo so, curiosità, qualcosa? No? Direi va bene, non so, vuoi fare una domanda? Va bene, allora io ringrazierei il dottor Lariccia, e con questo intervento abbiamo concluso questa sessione, abbiamo concluso anche il convegno. Io ringrazierei ovviamente i partecipanti, ma soprattutto l'organizzazione, è stata veramente veramente un'esperienza interessante, come sempre, anzi capisco l'impegno, posso immaginare. Vorrei lasciare brevemente un secondo la parola all'altro chairman, a Enrico, se vuole fare un saluto, non lo so, e poi lasciamo la parola per la chiusura del convegno. Ma un'unica cosa, io ho visto contributi bellissimi, anche l'ultimo, graficamente, dei contenuti, niente, io sono contento, sono padovano, ma quindi sono qua quasi come, insomma, in casa. Gioco in casa, però io sono contentissimo della qualità, insomma, di quello che ho visto. Tutto qua. Bene, grazie. Io vorrei fare due considerazioni conclusive. Intanto ringrazio tutti per aver contribuito a creare questa cosa che
ha anche un concetto teorico, si chiama time geography. E negli anni 70 un geografo, Angstrand, ha provato a rappresentare le modalità con cui le persone si organizzano nello spazio attraverso punti e linee e colonne. Il punto visto dall'alto è dove le persone si aggregano, le colonne rappresentano quante ore stanno in quel posto e la linea lo spostamento da un posto all'altro. E questa cosa lui la faceva su carta negli anni 70. Oggi queste cose le usano tutte le grandi company per profilarci e proporci delle cose. Allora, questa time geography ne abbiamo passato 2 giorni insieme, 3, 4 perché si ferma domani, e abbiamo messo insieme veramente qualcosa di molto ricco, 71 presentazioni, 40 poster, 21 sessioni di workshop. Ecco, io credo che tutto questo è stato possibile grazie a un elemento comune, la passione, perché abbiamo visto delle cose molto belle, ma anche molto sentite. Cioè, fanno parte della vita delle persone, di chi fa ricerca, di chi lavora, di chi lo fa per passione non professionale, per chi lo fa la cosa con interesse professionale. Quindi questo elemento di passione è un elemento estremamente importante, che è quel qualcosa che dà un colore in più alle cose che abbiamo visto. Ringrazio poi tutto il supporto, dai tecnici che abbiamo fatto star qui fino a tardi, ieri sera, al personale dell'Orto Botanico che era qui con noi alle 7 del mattino e che ci ha aspettato fino alle 8 e mezza di sera, ci ha accompagnato per evitare di perderci o incespicare nell'orto. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato in questi giorni, soprattutto il gruppo dei corsisti del Master, ma non solo, dalla gestione dell'accoglienza, alla gestione di questo spazio multifunzionale di là, alla gestione dello streaming. Ringrazio chi ha visto le cose da casa e si è accontentato perché ogni tanto la linea se n'è andato, succede. Ecco, io dico, noi come Master siamo estremamente interessati a continuare questa collaborazione e abbiamo scelto come Master, da quando siamo partiti, di avere un approccio open e direi aperto all'open source ma anche al proprietario. Non c'è né un approccio né talebano né in una direzione né nell'altra, però molto interessati all'open source, a costruire open source. Dal prossimo anno il Master sarà la 5ª edizione e avvieremo un nuovo indirizzo in geoinformatica. Ci piacerebbe, se riusciamo anche a mettere a fuoco la cosa, sappiamo che noi come Master prevediamo nella formazione dei corsisti 450 ore, cioè 3 mesi di lavoro dedicato allo stage, magari strutturare delle attività di stage e su progetti, ne abbiamo visto, come parlato oggi pomeriggio, il mantenimento. Allora, 1 o 2 persone che mettono là 1000 ore di lavoro, se accompagnate da sviluppatori eccetera, potrebbero cominciare ad essere un grosso contributo. Ecco. Quindi al di là delle varie cose, credo che questo è un aspetto che magari metteremo a fuoco anche domani durante la riunione durante il QGIS Hackfest eccetera, cioè per concretizzare la necessità di mantenere dei beni comuni, no? E i beni comuni, i fiumi, i pascoli funzionavano se qualcuno li manteneva. E se non li mantieni non sono più pascoli, non sono più fiumi, quindi anche un software libero ha bisogno di questa manutenzione. Quindi grazie a tutti, grazie per aver contribuito a questa Time Geography, grazie poi per quello che oltre a far qui faremo in futuro. Dico solo io l'ultima parola. Vedi. Esatto, questo è il quarto anno in cui il terzo anno che viene svolto sotto un'unica, diciamo, sigla comune, l'evento sul software libero. Esistevano le giornate di Archeofos, esistevano gli incontri degli utenti di Grass, esistevano il GFOS Day. Noi ci siamo trovati a Parma qualche anno fa e abbiamo detto perché non concentrare gli sforzi? Scusa Stefano, per chi non sapesse, a Parma c'erano forse 20 persone, 30. Io non c'ero. Infatti eravamo veramente contabili su 4 mani.
E quindi si è, come dire, convenuto che era il caso di far concentrare in un unico evento questi sforzi per non disperdere le energie. Direi che al terzo anno, io perlomeno, ma spero e immagino che i pareri siano concordi, questo evento ha già raggiunto un certo livello di maturità. Di maturità per proporsi, questo lo dico proprio con presunzione, come l'evento del software libero in Italia, l'evento centrale. Poi è chiaro che ci sono decine, ed è giusto che sia così, iniziative locali, ma farlo diventare, come diceva Paolo nella sua presentazione, un evento nel quale non solo si fanno vedere delle cose, come le abbiamo viste oggi, per esempio nelle ultime presentazioni, ma anche di dietro, dove ci si incontra e si, come dire, si fa lobby nel senso buono e si mettono insieme esigenze e disponibilità, credo che sia uno dei grossi, secondo me, vantaggi e risultati. Io ringrazio davvero il Master e Massimo in particolare per l'ospitalità, che è andata davvero oltre, come dire, i doveri di un padrone di casa. Veramente, per dirlo fuori verbale, si sono fatti un mazzo veramente imponente, e mi sembra non solo giusto e doveroso, ma soprattutto dirlo come una realtà. Davvero, grazie. Tradizione, almeno si cerca sempre di mantenerla, nell'ultima, proprio nella fase dei saluti, in genere si cerca, quando possibile, di dire dove saremo l'anno prossimo. E quindi il fatto già di dire che l'anno prossimo ci saremo è già fonte di sollievo. Allora, il Politecnico di Torino si è offerto di essere ospitare insieme a tutti gli altri, ma diciamo il prossimo Fosfor G, e questo ci rassicura quantomeno sicuramente sulle sedi e sulla logistica dell'accoglienza. Quindi Politecnico di Torino sarà la sede del prossimo Fosfor G 2020. Scusate, un'ultima cosa. Potrei chiamare qui tutte le persone che si sono fatte il mazzo in questi giorni, le magliette staff, per non dimenticare i nomi, quindi Daniele, Eugenio, eccetera. Avrei piacere che fossero qui Francesca e altri, Eleonora, non so chi ci sia ancora, Bruno, poi chi abbiamo, Francesco Facchinelli. Qualcun altro ha preso un treno ed è andato, insomma, io veramente dobbiamo a loro se tutto è funzionato, se avete mangiato, perché anche questi sono aspetti, e ringraziamo loro per come sono andate le cose, se poi abbiamo anche visto le cose in rete, perché questo credo sia il primo evento in cui abbiamo anche fatto lo streaming, ed è un ulteriore impegno in più, non è l'altro, dove? Genova forse? Bologna? Sì, Bologna, bene. Bene. Allora, il primo anno che è stato fatto, va bene, ok, non voglio togliere niente alla storia, ecco, mi scuso, e grazie a tutti voi e loro.